Senti, oggi i miei genitori mi hanno appena svegliato perché mi hanno detto che c'era questo paccone davanti alla porta, perché c'era un ding dong. Non è che mi entusiasma poi così tanto. Guardate cosa c'è davanti. RGB. Beh, RGB. Diciamo che RGB la scatola non può essere. Cioè, non è che mi entusiasma tanto, però adesso apriamo. 3, 2, 1. Cos'è che troviamo all'interno? C'è un biglietto. Addio coperchio! Ok, allora, adesso leggiamo questo biglietto. Allora, c'è scritto: questo è per te perché meriti di tutto. Da RGB Man. Guardate, da RGB Man! Sarà un uomo, diciamo, tutto luccicoso con delle luci, magari arcobalenate come sono gli RGB Box su Adopt Me. Beh, adesso lo scopriremo. Allora, rullo di tamburi! Ed ora apriamo. Vediamo cosa c'è dentro. 3, 2, 1. No, sto sognando? Sto sognando? No, è tutto tuo. Adesso vi faccio vedere uno a uno, però io voglio iniziare dalla parte più piccola, poi arriviamo alla parte più grande. La parte più piccola è sto coso, che devo dire è un mouse per il computer, ma qua sotto c'è proprio scritto RGB, ma non sappiamo se è veramente RGB che fa delle luci, però lo scopriremo quando lo aprirò. Allora, prendiamo questo. In pratica sembrano delle cuffie, al massimo lo sono, perché, allora, credo che sono anche queste un po' con le luci. Soprattutto ragazzi, questo è stato sempre il mio sogno, avere un altro paio di cuffie. Secondo me queste mi stanno un po' più comode. Cioè, sono bellissime, devo dire, bellissimissimissimissimissimissimissime. Ok, però lo scopriremo, sono bellissime. Mua! Ok, adesso vediamo la parte media. Allora, in pratica qua c'è un tappeto, sembra, secondo me, per il mouse. Ma poi ragazzi, guardate, quando faccio così con le luci sembra che c'è veramente una luce RGB. Questa sì che è proprio una RGB box. Secondo me non mi hanno proprio trollato, perché è un regalo molto molto bello. Però adesso vediamo un'altra cosa, perché sono super curiosa cosa c'è altro dentro. No, c'è qualcos'altro? No, non c'è niente. Sono super, super, super contenta. Guardate cosa c'è. Una nuova tastiera che fa le luci. Già dalla figura si può capire che fa le luci. C'è, raga, una roba bellissima, eh. Wow. Cioè, è top con il mouse, il tappeto. Non so se fa le luci anche questo, però vabbè. Ok. Option. Ok. Oh, le cuffie, cioè bellissimo, bellissimo. Che bello, non vedo l'ora di sentire il rumore di questa tastiera, perché queste tastiere sono le mie preferite perché fanno un rumore super rilassante. Ma io spero di non romperla già adesso, perciò la metto giù. Non ho più spazio. E dove la metterò? Un po' più giù. Buongiorno. Ok, allora arriviamo al pezzo grosso. Ragazzi, siamo arrivati al pacco più grande, cioè al pezzo grosso. Allora, è grande così, io neanche riesco a sollevarlo perché c'ho un cuscino per muscoli. Allora, guardate che segno ha, c'è proprio un sogno, è un sogno. Madonna ragazzi, o sembra il mio compleanno o siamo già a Natale. Non so, io pensavo di essere a marzo io pensavo di essere. Ah, oh, e io che pensavo... Che non pensavo, madonna. Oh, madonna, quanto pesa. Che cos'è? Aiuto. Allora, mi dispiace scatola, ma dovresti andare via per appoggiare sta cosa gigante. Hola. Oh my God. Yeah. Madonna, ragazzi, speravo... Cioè, in pratica credevo che io l'avrei spaccata. Secondo me, ragazzi, questo è il sogno di ogni giocatore. Cioè, è bellissimo.
bellissimo. Secondo me è un computer bellissimo perché grazie agli indizi, tipo un mouse, il tappetino, le cuffie e la tastiera, direi che sia proprio un computer. Cioè, non si può dire altro. È bellissimo, meraviglioso, super cool. Cioè, io non so se a casa mia ci può stare. Però comunque questo è un sogno che si avvera. Però comunque adesso è proprio il momento di aprire il nostro computer. Ah, ok, ora lo mettiamo giù senza far cadere il computer perché sennò lo rompo già all'inizio. Senza che io l'avrò ancora aperto. Ok, e adesso si apre. Allora, così giriamo. Oh, no, aiuto! Ok, ci sono. Ok, aiuto. Aiuto. Non ci riesco. Ok. Cioè, raga, non so se dirvi che è un sogno super avverato perché guardate. Guardate, è un nero, cioè, proprio grandissimo, è più grande del mio computer originale. Oh mio Dio! Questo computer deve fare piuttosto le luci. Allora, sono super, 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 super contenta. Allora, adesso lo togliamo dalla scatola. Per favore, cioè, deve essere proprio bellissimo per essere così RGB. Allora, lo prendiamo. Speriamo di non farlo cadere. Perché è pesante, raga. Cioè, raga, è pesante. E poi cosa c'è qua? Il caricatore. Eccolo qua. Sì, no, come facciamo a caricare il nostro computer senza caricatore? Boh, io non lo so. Ok, c'è anche questo, molto bello. Ah, che bellezza, un nuovo computer è arrivato a me. Facciamo attenzione perché non la voglio nemmeno rompere. Sapete cosa, ragazzi? Vi faccio vedere la cosa molto, molto, molto bella che mi piace fare ai computer o agli iPad o ai telefoni. Questo. Cioè, intanto toglierli dalla plastica, perché è la cosa più bella che io abbia mai fatto. Ok, spero di non farlo cadere perché si apre da solo. Ah, che bel rumore, che bel rumore. Voilà. E io che pensavo di romperlo. Ok. Ah, che bello. Fa un po' troppo rumore, sì, ma mi piace. Ok, adesso lo apriamo. Ho scoperto dove si apre in realtà. Da qui, dove ci siete voi? Oh mio Dio! No, questo non l'avevo mai avuto nel primo computer. No, adesso vedrete. 3, 2, 1. Mio Dio, che bello! Che bello! Innanzitutto lo devo caricare perché è nuovo, secondo voi. Aspettate che provo. Si sta... No, vabbè! Oh mio Dio! Cioè, raga, è bellissimo! No! È bellissimo! No, è più bello del mio vecchio computer, devo dirlo. È che sotto il computer fa una luce. Cioè, questo computer si dice RGB. Cioè, bellissimo. Cioè, innanzitutto voglio ringraziare RGB Ben che mi ha fatto questa lettera e che mi ha regalato questo e tutte le altre cose meravigliose. Comunque adesso mettiamole da parte perché voglio aprire le altre attrezzature. Allora, innanzitutto lo spostiamo perché quando noi mettiamo le altre attrezzature deve diventare super, super, super bello. Ok, adesso apriamo la tastiera, super, super bella. Allora, facciamo prima così, ok, poi così, ed ora vediamo. Prendiamo qui, abbiamo tirato già fuori tutto. Che bella questa tastiera, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Allora, mi sa che qua dentro c'è qualcos'altro, no? Perfetto, ok, ora... Che bello! Ma è più bello delle altre tastiere! Allora, adesso togliamo dalla plastica la tastiera. Togliamo via questo, perché sennò si lega tutto.
Alla. Ok, proviamo a mettere questa tastiera nel computer. Sì, non so se voi lo sapete, ma io non uso le tastiere dei portatili, ma uso proprio le tastiere così. Oh, che bello, raga! Allora, magari non si... Ecco, non si attacca da qui, ma si attacca dall'altra parte. Avevo ragione. Sarò molto intelligente. Anche un po' razionale. Devo mettere da questa parte questo coso. Ok. Oh mio Dio, sono troppo gasata. Che bellezza. Oh mio Dio, cioè raga, è una roba bellissima. Raga, proprio RGB. Non voglio toccare niente fino adesso perché ho questa pagina, se no succede qualcosa di nuovo al computer. Raga, non so se vi rendete conto che meraviglia che è sta cosa qua. Cioè, mi vedete? Sono RGB pure io. Sono RGB Lady, non lo so. Questa nuova tastiera, questo nuovo computer, c'è tutto bellissimo. Ok, raga, abbiamo altre tre cose da spacchettare qua. Iniziamo dal tappeto. Allora, è una roba gigante. Non so se un mouse piccolo così, cioè ci può essere una roba grande tipo... non lo so. Ok, sono veramente molto 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 basita. Perché non so, una roba grande tipo le forbici non è che ci sta in una roba grande come un tappeto normale che si mette per terra. Mettiamo un attimo da parte la scatola e vediamo quanto è grande. Cioè raga, guardate che roba. Non so io. Allora, apriamo. Madonna mia! Ma qui ci possono stare tipo al massimo non due mouse, al massimo 65. Ma guardate! Ma è grande quanto il tavolo sta roba! Non so, una tovaglia da tavola, no? Qua si mette il cibo e si mangia. Ok? Ok ragazzi, dopo essere rimasta basita da quella cosa, possiamo iniziare ad aprire il penultimo oggetto. Cioè le cuffie, molto molto carine, anche molto molto ordinate. E adesso andiamo ad aprire le nostre belle cuffiette. Allora, sono molto molto entusiasta per questa cosa qua, perché delle cuffie nuove. Wow, un sogno. Ok, qua tolgo la plastica. Che bello togliere la plastica di questo modo. Ah, proprio una sensazione bellissima secondo me. Ah, che bello. Ok, c'è qua per tirare. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Raga, no. Allora, sarà bellissima. Dentro la scatola non c'è niente. Sì, vabbè. È una scatola tanto. Ok, togliamo via questo. Anche questo. Vabbè, io questo lo conservo perché magari mi servono per i lavoretti, cavoletti di Bruxelles. Che c'è, madonna, ho preso un colpo. Che belle! Sembrano un po' molle, devo dirlo. Qua tolgo. Anche qua tolgo. Ragazzi, ho già unito alcune cose, sono stra molto belle. E guardate cosa può fare il microfonino. Si può regolare nella maniera che si vuole. Tipo io lo voglio mettere così, quando lo metto. Sapete cosa ragazzi? Proviamo. Ciao a tutti piccoli culetti. Molto 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 bello. Devo dire queste cuffie sono una specialità del mondo intero. Ora ultimo pacco ragazzi è il mouse. Allora innanzitutto tolgo le cuffie che mi stanno dando un po' fastidio. Ok, mettiamole un attimo da parte. Ed ora apriamo il mouse. Ok, poi scopriremo a che serve proprio il tappetino, perché io adesso ho appena capito perché è così grande. Ok, ok, adesso apriamo. Oli. Oh, che bellezza, voglio vedere proprio com'è questo mouse. Così. Ed ora qui c'è il nostro mouse. Con questo. Allora, innanzitutto devo rompere da questa parte. Ok. Poi, soprattutto quello piccolino, che è la cosa più importante. Ok, prendiamo questo. Che bello. C'è
Qua poi si toglie. Ah, che bella sensazione! Wow! Guardate qua che bello, ragazzi. Poi ho scoperto a che cosa serve questa particella. Allora, qua si può togliere. Guardate qua. E poi si può mettere questa parte. Sempre qua. Però così. Voilà! Così abbiamo sempre due postazioni qua, così, uguali, identici, senza che noi dobbiamo faticare, perché se tipo tolgo questa parte, è una parte liscia, non è che mi sta proprio comodissimo, devo dire. Ah, che bellezza questo nuovo computer, cioè sono troppo, 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 troppo contenta. Ora ragazzi, proviamo ad accenderlo e guardiamo. Che proprio RGB, raga, proprio RGB. Adesso metto a posto tutto e vi faccio vedere nella finale com'è uscito. Ragazzi, guardate che bello. Allora, le cuffie sono bellissime, anche se non c'è la luce. La tastiera e questo è troppo, troppo, troppo bella. Ho un computer bellissimo, check. Comunque, io vi saluto, raga, spero che il video vi sia piaciuto, soprattutto ciò che ho aperto. Ovviamente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, così come mettete like a questo video se vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo con una nuovissima avventura, ovviamente su Roblox, ma con questo nuovo computer. Ciao!